sensazioni che ti stanno arrivando che tu durante questa edizione del Salone? Mi sembra un salone molto vivo, a parte che è pieno di gente, ma molto partecipe. Ho appena presentato Peter Cameron e ci sono state domande dal pubblico molto belle, pertinenti, appassionate, così come l'incontro precedente con i ragazzi delle scuole è stato veramente per me interessante e illuminante, e so che il salone è questo e fa questo, quindi è importante continuare così. E c'è qualcosa che ti preoccupa invece per gli anni a venire? No, non c'è niente che mi preoccupi, perché sono circondata da persone dedite, appassionate, brave e competenti, e quindi si tratta solo di fare il meglio possibile e impegnarsi il più possibile. Come nuova direttrice per i prossimi saloni, o ci sono delle cose che ti hanno già chiesto e sai che dovrei fare, oppure... No, è tutto molto libero, ci sono tantissime cose che già, diciamo, funzionano magnificamente, e quindi si tratta semplicemente di cercare di mantenerle, di migliorarle e di andare sempre di più verso una vera partecipazione dei lettori al Salone del Libro. E senti pressione? Sento la pressione del fare bene, questa naturalmente la sento sempre, ma la sentiamo sempre tutti in tutte le cose che facciamo.